Uniamo la nuova forma che ho creato. Eccoci. E adesso andiamo a costruire questa forma che non c'è tra quelle di base. Quindi per costruirla utilizzerò un cubo e un cuneo. Allora, prima costruisco la forma grande, dopodiché vado a rimpicciolirla. Ruoto il cuneo a 90 gradi, il cubo lo dimensiono in modo da essere più stretto, eccolo qua. Qual è la difficoltà? Cioè, qual è la cosa a cui stare attenti? Come vedete, qui un lato va verso l'alto, come quello del mio cuneo, e un lato è a 90 gradi. Quindi ora questa pendenza è eccessiva, quindi andrà abbassata, ma non posso importare il cuneo così com'è, perché altrimenti taglia. E vado a posizionare il cubo sulla sommità del mio cubo modificato. Quindi abbasso leggermente e lo vado a dimensionare della stessa larghezza. In questo caso 8,25, poi andremo a modificarla naturalmente. Eccolo qua. Adesso li andiamo ad allineare. Perfetto. Quindi un po' troppo grande in questo momento, però più o meno abbiamo la forma che ci interessa. Quindi qui posso andare a ridurre ancora un po', eccolo qua, la pendenza. Dopodiché unisco la mia forma in modo da renderla immodificabile. Naturalmente questa forma è troppo grande per quello che mi serve, quindi vado a rimpicciolirla utilizzando il tasto Shift e quindi facendolo in maniera. Per capire quanto rimpicciolirlo, possiamo andare ad avvicinare la forma alla sua posizione definitiva. Vedete? Una cosa del genere già è più simile. Ora è ancora un po' troppo larga, quindi rimpiccioliamolo e alziamolo un po'. Ecco, diciamo che una forma del genere già può andar bene. Ok, adesso devo costruirne non una, ma come nei casi precedenti, 8. Se è troppo larga la posso stringere andando a modificare, vi ricordo, una sola dimensione tramite i cubi neri. Adesso raddoppio la mia forma, quindi la duplico e la devo portare nella posizione a specchio, quindi esattamente dall'altra parte. La cosa più rapida è utilizzare la funzione capovolgi. Eccolo qui, capovolgo su questo lato, vedete l'anteprima. Eccola qua. E una volta fatto, la sposto. Poi, per essere più preciso, seleziono le due forme e le allineo.
nella parte centrale. Ecco qua. Dopo mi preoccuperò di allinearle con il resto della struttura. Anzi, in questo momento posso anche far sparire la mia struttura e tenere solamente le due forme. Eccolo qua. Le seleziono e le raggruppo. Dopodiché faccio quello che ho già fatto in altre volte. Le duplico ruotandole di 45 gradi. Eccolo lì. Adesso ho tutta la mia struttura che posso raggruppare come un unico oggetto. Faccio ricomparire il mio duomo e allineo le due. Mi avvicino per vedere che effettivamente tutto torni e direi che va bene. Quindi seleziono ed unisco. Torniamo a una visione d'insieme, eccoci. Come vedete, ci siamo quasi. La parte sommitale non è proprio identica, però più o meno ci stiamo. Cosa manca da fare? Manca da svuotare l'interno e da costruire le mie finestre, le mie vetrate. A questo punto non mi serve più il piano di lavoro rialzato, posso tornare su quello di base, quindi clicco nuovamente sull'icona piano di lavoro e lo riporto, eccolo qua, a quello originale. Benissimo. Allora, possiamo andare a scavare l'interno della mia cupola utilizzando nuovamente la forma che abbiamo utilizzato all'inizio, quindi la forma ovoidale, eccola qua. In questo caso il mio uovo sarà vuoto, lo aumento un po' di circa 70. Ok, lo rendiamo vuoto, lo abbassiamo perché vi ricordo che dalla forma originale noi abbiamo tagliato tutta questa parte qui, quindi vado ad abbassarlo e lo centriamo. Ok. Possiamo vedere, qui è decisamente troppo, quindi scendiamo un po'. Ecco, in questo modo andiamo a svuotare la forma. L'ho fatto ora perché? Perché se avessi fatto all'inizio, adesso mi troverei all'interno della costruzione tutte le varie parti che io ho aggiunto. Quindi adesso invece svuoto tutto insieme alla fine, raggruppando, e taglio anche tutte le parti interne delle cornici. Eccolo qua. Mancano solamente le finestre che ora andiamo a mettere. Per costruire le finestre utilizzerò dalle forme di base un cilindro vuoto che mi servirà a fare lo scasso, lo scavo e la forma tubo. Ok, allora cosa mi serve? Mi serve innanzitutto di andare ad inclinare il mio cilindro, quindi lo ruotiamo a 90 gradi. Stessa cosa faccio con il tubo. Adesso vado a dare due dimensioni leggermente diverse in modo che il cilindro vuoto sia più o meno pari all'area interna del mio tubo, quindi il tubo lo facciamo grande 7x7, il cilindro vuoto lo farò 5x5.
anche lo stesso. Vado a ridurre 10 decisamente troppo a 5. E qui andiamo a darlo 5 per 5. In questo caso la lunghezza posso lasciarla 20 perché mi serve che sfondi bene all'interno della cupola. Adesso allineo le due strutture. Eccolo, mi avvicino per farvelo vedere meglio. Eccolo qua, vedete? Il mio tubo ha la parte interna che è data dal cilindro vuoto. Benissimo. Adesso cosa faccio? Faccio più o meno quello che ho fatto per costruire la recinzione, questa decorazione sulla parte alta. Vado a posizionarne una, dopodiché vado a moltiplicarla con il tasto duplica. Quindi andiamo a posizionarla all'interno della mia cupola. In questo caso, siccome mi muovo con due forme che non sono unite, perché se io le raggruppo, la parte vuota in questo momento va a sottrarre. Quindi, come avete visto dall'errore che ho fatto un attimo fa, se mi sposto rischio di deformarle. La cosa più comoda da fare è bloccarne le modifiche. In questo modo io mi posso muovere liberamente con questa forma senza che mi muovo. Quindi mi muovo all'interno della mia cupola. Naturalmente devo andare a ruotarlo in modo da assecondare l'andamento. Ecco, posso andare a fondere ancora all'interno allora, li selezioniamo, eccoli qua. E andiamo ad inserirli all'interno della cupola. Naturalmente li dobbiamo inserire cercando di seguire la curvatura. Adesso la cosa più semplice in realtà è ruotare la base. Quindi la ruotiamo di 22,5, di 22,5 gradi e riproviamo. Ecco qua. Ora sono un po' troppo alto, naturalmente, vedete? Quindi mi abbasso. Usciamo. Quando la posizione non andare bene. Ok. Se voglio essere particolarmente bravo, posso andare a inclinare leggermente anche questa apertura. Ora 22,5 forse è un po' troppo. Ok, in modo che segua l'andamento della mia cupola. Benissimo. Ok, una volta posizionato uno, come vi dicevo prima, la cosa più semplice è andare a moltiplicarli. Quindi ne abbiamo posizionato uno. Facciamo duplica, dopodiché lo giriamo con il tasto specchio e lo portiamo dalla parte opposta. Eccolo qua. Ok, vediamo di posizionarlo più o meno nel solito modo.
ne abbiamo posizionati due. Adesso, per far sì che vengano tutti ruotati, siccome il grosso della costruzione è nella parte interna della cupola, se la ruoto da sotto la vedo, però è un po' scomodo per lavorarci, possiamo fare così, possiamo nascondere la mia cupola, selezionare le due parti che mi interessano e andare a duplicarle ruotandole di 45 gradi. Ok, le ho posizionate tutte. Faccio riapparire la cupola. Eccole qua. E abbiamo tutte le nostre aperture. A questo punto, la cosa più semplice da fare, l'ultima cosa da fare, è selezionare tutto e andare a raggruppare. Diamogli un secondo per fare tutte le chiusure di cui ha bisogno, eccolo qua. E andiamo a vedere che la mia cupola è forata all'interno e ha la. Eccolo qua. Abbiamo finito. Come vi dicevo, non avendo le misure, qui siamo stati forse un po' troppo alti rispetto a questi, però. E mi interessava farvi vedere il metodo di costruzione. La forma non è identica, però come vedete è molto molto simile. Per cui abbiamo visto un po' tutto. Vi ho fatto vedere l'utilizzo sia di forme direttamente prese dalle forme proposte da Tinkercad, sia forme costruite da zero, sia somma, sottrazione, allineamento, specchio, quindi più o meno tutto quello che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Benissimo, io vi ringrazio. Prima di chiudere vi lascio con un nuovo esercizio che poi troverete descritto nella descrizione del corso. Il prossimo esercizio che vi chiedo di fare è un po' più complesso rispetto al tavolo, ma mette insieme, come in questo caso, tutte le operazioni, tutte le possibilità che vi dà Tinkercad. Quindi l'esercitazione numero 3 è costruire una casa. Costruire una casa però non a vostro piacimento, completamente liberi. Vi do alcuni vincoli. Almeno la casa deve avere due piani, deve avere almeno un lato non lineare, quindi non può essere un cubo modificato per capirsi, ma deve avere quantomeno una parte, un lato stondato, deve presentare un colonnato, deve avere finestre di almeno due forme e deve avere una porta d'ingresso ad arco. Benissimo, quindi queste sono le specifiche che poi, vi ripeto, troverete comunque, scritte e elencate nella descrizione del corso e vi auguro buon lavoro. Grazie.